piccole, dare piccolo. Ok, ci siamo. Sì, puoi iniziare. Buonasera a tutti e a tutte, agli amici e amiche di Pace e Silenzio e a chi lo conosce un po' questo spazio per la prima volta. Per quello solo dico che sono Francesca Senesi, sono un po' la coordinatrice di questo spazio, una delle anime che lo muove, e Pace e Silenzio è uno spazio di fatto che cerca cammini di pace cominciando da dentro. Ecco, sicuramente la pandemia ci ha aiutato a capire che lo spazio dell'anima è uno degli spazi più infiniti, vasti e anche difficili, no? Da animare, parlando di anima. Quindi siamo qui quest'anno ad affrontare il tema della felicità e oggi in particolare parleremo della perfezione, della felicità, dell'imperfezione e la maestra di cerimonia, la grande conduttrice della serata di oggi è Stefania Bafunno, che è un'insegnante appassionata del suo lavoro. Stefania, a te la parola. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te Francesca, un saluto a tutti, benvenuti e grazie per la vostra partecipazione. Prima di entrare nel vivo della serata, io lascio la parola ad Angela Camporeale, presidente della Proloco di San Ferdinando di Puglia, che appunto insieme a Francesca Senesi ha organizzato questo incontro, questo nostro momento di condivisione e di riflessione. Quindi Angela, a te la parola. Chiedo a tutti i partecipanti cortesemente di spegnere i microfoni, di curare questo aspetto. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti voi. Mi sono catapultata dopo un viaggio, un'uscita di istruzione didattica con le mie classi. E anche questo è un momento di felicità, svolgere il proprio lavoro con passione, con competenza, con il credo, è anche questo un momento che esprime proprio felicità, insomma serenità e armonia con se stessi e con gli altri. Io devo un saluto a tutti i presenti che sono collegati, ma soprattutto un saluto e un ringraziamento ai relatori che hanno accettato di essere presenti stasera, alla nostra moderatrice, la professoressa Bafunno. I relatori saranno presentati da te, Stefania, quindi io non mi dilungo. E niente, insomma, e soprattutto Francesca che ci ha coinvolti in questa avventura, in questa esperienza di confronto, no? Su un tema che è quello il segreto della felicità, sperando che stasera qualcuno ce lo sveli, questo segreto, e se ne ha, semmai, di segreti. Io vorrei dire solo, forse il mio. Magari è semplice, però è nella semplicità che sono presenti proprio forse i valori più forti. Ogni giorno veramente mi alzo con il sole all'orizzonte, ponendomi degli obiettivi. A volte me ne pongo tanti e cerco veramente ogni giorno di portarli a termine. Quindi diciamo il mio segreto è proprio quello di darmi agli altri. Gli altri sono la mia famiglia, i miei alunni, i miei colleghi che ringrazio perché sono sempre presenti e quindi siamo proprio una squadra a scuola. E soprattutto, insomma, anche come presidente della Proloco, quindi mi rivolgo ai miei concittadini, i miei cittadini, i miei soci che collaborano proprio nel rendere praticamente aiutarmi nel mio lavoro. C'è una frase che forse esprime quello che voglio dire stasera ed è di Pericle. Quindi sono andata a pescare un uomo del passato che dice ciò che ci lasciamo alle spalle non è quello che viene inciso nei documenti di pietra, bensì ciò che viene intessuto nella vita degli altri, e questo si calza benissimo con il nostro sottotitolo che è Chiamati ad essere
non perfetti, ma felici. E con questo, Stefania, vorrei che i relatori potessero esprimere quindi la loro, quindi cedo la parola e vi auguro, insomma, buon ascolto a tutti coloro che sono collegati. Grazie. Grazie Angela, grazie del tuo intervento. Allora, entriamo quindi nel vivo. Come già ha detto Angela, il tema su cui oggi ci confrontiamo, su cui vogliamo riflettere, è sicuramente uno dei più discussi nella storia dell'uomo, il segreto della felicità. Naturalmente è un concetto difficile da definire nel suo contenuto, nelle sue declinazioni, come insegna il pensiero filosofico da Aristotele a Kant. Sicuramente la felicità non è uno stato permanente e quindi è da costruire giorno per giorno. Soltanto due riflessioni. Una, e poi la parola la lascio ai relatori autorevoli che sicuramente diranno meglio di me. Uno sulla parola greca che si usa per indicare la felicità, e cioè eudaimonia, una parola composta da eu, bene, e daimon, demone. Quindi l'idea è quella che la felicità dipenda dalla benevolenza di uno spirito guida più che dall'agire autonomo dell'uomo, no? Dell'individuo. E dall'altra parte però anche la riflessione sul fatto che la felicità sia un diritto, lo dice in parte la nostra Costituzione, ma in maniera esplicita la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, per cui la felicità è un diritto dell'uomo e del cittadino. Dopo queste, diciamo, piccoli spunti di riflessione, io passerei la parola subito al primo dei nostri relatori, e cioè Don Mimmo Marrone, parroco della Chiesa di San Ferdinando Re, e docente di teologia morale, è un po' la nostra guida spirituale, non un po', molto la nostra guida spirituale, la guida spirituale del nostro paese, autore di numerose pubblicazioni. E a lui appunto chiederei di partire proprio dal sottotitolo a cui faceva riferimento Angela, e cioè la nostra imperfezione, che però non esclude sicuramente l'essere felici. Quindi a te Don Mimmo la parola. Bene, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori di questa opportunità che condividiamo, potrei dire, in questa agora virtuale che ci consente di condividere riflessioni su un tema che da sempre affascina e al contempo tormenta il cuore degli uomini. Affascina perché in tutti c'è l'anelito, il desiderio, persino la brama della felicità, tormenta perché a tutti sfugge la felicità. Ecco, il sottotitolo che è dato a questo incontro mette insieme due parole, la perfezione e la felicità. Sono due parole che si elidono a vicenda, secondo me, perché chi vuole essere perfetto rischia di essere infelice e, quel che è peggio, di rendere infelice gli altri. Il perfezionismo non è una virtù, è una patologia della condotta umana, è l'ossessione per la completezza, la compiutezza, ma noi siamo capolavori incompiuti. E avere questa consapevolezza ci sgrava da ogni ansia e da ogni angoscia. La felicità che cos'è? Non è il perseguire una perfezione. E la felicità non è neanche una meta, è un cammino, è un percorso. Mi soffermo su quella che è la radice indoeuropea della parola felicità. La radice indoeuropea della parola felicità è composta da tre consonanti, D, H, E. Sono le tre consonanti che poi nelle diverse lingue, quella greca, quella latina, compongono alcuni altri nomi. Il nome di figlio, di femmina, di fecondo, ma il significato originario di questa radice che genera
il lessico della felicità significa allattamento. Vedete, la felicità la sperimenta il bimbo quando succhia il seno della mamma e al contempo quando la mamma nutre il figlio. Allora, che cos'è la felicità? È camminare nella vita succhiando al seno della vita senza mai staccarsi da questa voglia di vivere. In una logica che una suora domenicana teologa, Antonietta Potenza, definisce così: vivere semplicemente. Quindi oserei dire in questa prima sottolineatura che la felicità è succhiare al seno della vita con la voglia di nutrirsi di tutto ciò che è bello, che è buono, che è appagante e che nutre il cuore, la mente, gli affetti e anche la capacità però di saper discernere ciò di cui ci si deve nutrire, perché per rimanere nella metafora dell'allattamento sappiamo bene che se la mamma si nutre di cibi amari, anche il bambino succhia latte amaro. E così anche la nostra vita. Se noi la nutriamo di ciò che è nocivo, finiamo per non sperimentare mai la gioia e la felicità. Per ora mi fermo qui. Va bene, se vuoi Domimmo puoi completarlo anche il tuo intervento o vorresti poi intervenire in un secondo momento? Va bene, perfetto. Preferisco che facciamo in maniera piuttosto agile. Va bene, perfetto. Allora, passiamo adesso al nostro secondo interlocutore, e cioè Luca Russo, che è responsabile dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, e papà di una casa famiglia. Luca ha fatto una scelta di vita basata sulla condivisione, sulla cura dell'altro. E quindi ti chiedo, Luca, hai scoperto il segreto della felicità? Buonasera a tutti. Parto da alcuni dati proprio esperienziali. E quando un bimbo che non è tuo figlio, un bimbo che tu non hai generato, ti chiede: vuoi essere tu il mio papà? C'è dentro quella domanda un grido davvero molto atroce, perché è una domanda innaturale, una domanda che non avrebbe dovuto essere posta, perché ogni bimbo ha diritto a riconoscere, a ritrovarsi nel volto, nella figura, nel seno, stando dietro a quanto già adesso diceva Don Mimmo, del papà e della mamma. E quindi, di fronte a una domanda così atroce, dove si trovano le ragioni per dare spiegazione, le ragioni per dare un orientamento, per restituire un senso alla storia di quel bimbo che nella sua fragilità ti pone questa domanda? Questa è una domanda che realmente a noi è stata recapitata, che realmente ci è stata posta. E quindi la nostra esperienza è quella di accogliere il grido davvero a volte disperato di chi sta cercando una relazione significativa, una relazione che restituisca senso. Però le storie che arrivano molte volte pongono più, a volte, una domanda di morte, no? Quindi, piuttosto che la domanda della felicità, ci sono storie così innocenti che pongono la domanda di morte, cioè che riescono a formulare quella domanda perché schiacciate dal peso dell'abbandono, dal peso dell'abuso, dal peso della violenza, dal peso di non ritrovare lo sguardo, il volto e il seno della mamma o del papà. Molte volte capita che allora l'uomo viene desacralizzato, cioè la violenza che un bimbo subisce riduce, diciamo, la storia di quel bambino, di quella persona,
la riduce quasi al suo limite, all'abuso, alla disabilità che ha subito. È come se si guardasse quella persona soltanto filtrandola o ponendo l'attenzione su quello che è il limite della persona. E quindi parliamo di bimbi disabili, parliamo di pazienti, parliamo di abusati, quasi desacralizzando la persona, cioè togliendo alla persona quella sacralità di cui è portatrice. Ma quando parlo di sacralità, non intendo solo il rivolgersi ad uno sguardo verso Dio, ma semplicemente alla portata così immensa che ogni persona è per gli altri. E desacralizzare significa anche deumanizzare, cioè togliere l'umanità alla persona. Le storie ferite che arrivano in una casa famiglia come quella in cui io vivo, di 15 persone in questo momento, e di tanti figli che hanno fatto la nostra storia, che sono venuti a mangiare al nostro tavolo, che hanno bussato al portone di casa nostra, le cui relazioni dei tribunali sono state diciamo depositate sulle nostre scrivanie, che quindi abbiamo cercato di guardare. Queste storie spesso sono state storie deprivate di umanità, storie di ragazzi, di persone, di bambini a cui è stato tolto il sogno. E questo è quello che noi abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato storie davvero drammatiche che portavano con sé una domanda: ma qual è il senso della mia esistenza? Dov'è la portata della mia persona? Dov'è l'essenza del mio vivere? Ecco che nasce una domanda di morte, perché lì dove ogni bambino perde, smarrisce la bussola della propria esistenza, ogni volta che viene tolta ad una persona la grande vocazione altissima a cui è chiamato, quella persona viene ridotta al proprio limite, alla propria fragilità, e si guarda solo quello, perché viene polverizzata la sua esistenza. E questo è quello che è arrivato nella nostra storia. Io non so se è bene che mi fermo per dare lo spazio agli altri, secondo un po' lo stile che dettava Don Mimmo, oppure continuo un altro po'. Fermatemi voi eventualmente. Luca, come preferisci? Noi avevamo pensato comunque di fare degli interventi conclusi, ma va bene anche farli in maniera più dialettica, quindi se vuoi scegli tu, ecco, come preferisci. Va bene, diciamo, aggiungo solo quest'ultimo dettaglio. Chi è vittima di un abbandono, chi è vittima di violenza, le storie che quindi gravitano intorno alla nostra realtà, vanno a cercare una promessa, no? E quello che è capitato a noi, chi i bambini che erano stati abbandonati, che erano stati rifiutati, dimenticati negli ospedali, sono venuti a cercare non tanto Luca e Laura, certo, anche Luca e Laura, ma cercavano una promessa, cercavano cioè quella promessa di eternità che a loro era stata negata, quel desiderio di poter ritrovare la propria esistenza nel cuore dell'altro. E qui, diciamo, comincio a svelare, no, qualche piccolo aspetto, cioè ognuno riesce a riconoscere il senso della propria esistenza non tanto guardando se stesso, ma solo esclusivamente proiettando la propria esistenza, il proprio sguardo, nello sguardo dell'altro, cioè è il senso della relazione che diventa essenziale, fondamentale, perché, come dice Papa Francesco, nessuno si salva da solo, ma ci si salva assieme. Mi fermo qua per ora. Va bene, Luca, grazie. Sì, in effetti mi veniva appunto in mente proprio quella considerazione che il contatto con gli altri o la solitudine rappresenta forse una delle sensazioni e delle situazioni peggiori per un uomo, più dolorose, e quindi al contrario un inizio, comunque un cammino di felicità, come diceva Don Mimmo, parte sempre da un contatto con le altre persone, non può prescindere da questo. Passo la parola adesso al professor Carmine Gissi, preside, già dirigente scolastico, autore di saggi storici e da sempre impegnato su vari fronti nella promozione della cultura del nostro paese.
Passo la parola a lui chiedendogli la sua personale idea di felicità, giusto un input, ma chiaramente il suo intervento può essere libero e ampio come ritiene. Grazie Stefania e saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando. Devo dire con la gioia di aver ritrovato tanti amici che non vedevo da tantissimo tempo, e questo è già, come dire, un dono di questo incontro. Io mi soffermerò, il tema almeno del mio intervento, ma anche della mia interlocuzione, riguarderà in maniera particolare la dimensione pubblica, la dimensione collettiva, se volete politica, della felicità, che come ci ha ricordato Stefania ha nella sua etimologia, i greci appunto la chiamavano eudaimonia, appunto l'idea dello scopo fondamentale della vita di ciascuno di noi, richiamando appunto il demone che c'è in ognuno di noi, ma proprio come nostra sorte individuale. Ecco, proprio sorte individuale appunto, perché poi noi siamo abituati a concepire la felicità come una questione privata, cioè priva di un rapporto significativo con il nostro essere anche cittadini che vanno a votare o si astengono, che pagano le tasse o le evadono, che rispettano le leggi oppure le violano. Ecco, la dimensione pubblica dell'esistente è relegata dove non può nuocere, quasi fuori dai confini privati. E appunto l'opinione più diffusa ritiene infatti che la politica come vita della collettività debba pensare al nostro benessere economico, alla salute, all'istruzione, ai trasporti, alla sicurezza fisica, insomma alle condizioni materiali. La politica deve dunque badare ai mezzi. La felicità invece è una questione esclusivamente nostra. Il divorzio quindi fra politica e felicità pare definitivo e necessario. Invece non è così, non è stato così in tutta la storia dell'umanità. Invece la felicità è plurale. Come dice Platone, in particolare in uno dei dialoghi forse meno conosciuti, l'Alcibiade Maggiore, dove appunto si afferma che la conoscenza di sé non è una vicenda intima che allontana dalla polis, che il dialogo non è un fatto privato tra amici o tra fazioni che si lasciano alle spalle il resto della città. In questo dialogo, appunto, nell'Alcibiade Maggiore, Socrate afferma che la vera politica invece si basa sul riconoscimento reciproco. La nostra polis, io ho voluto mantenere, come dire, il riferimento alla nostra San Ferdinando, insomma, è una città di fondazione, una colonia del 1847 voluta da Ferdinando II di Borbone, quando 229 famiglie, 1531 persone, si spostarono dalle reali saline di Barletta, oggi Margherita di Savoia, nell'entroterra sulle prime alture del borgo di San Cassano. Non è forse essere una città nuova, città di fondazione, che prende le mosse da un progetto di un borgo di contadini sostanzialmente egualitario, una delle caratteristiche salienti di San Ferdinando? Questo se lo chiede Saverio Russo, che è stato il coordinatore forse di quella che è la ricerca ancora a più voci, più completa sulla storia della nostra comunità di San Ferdinando.
Appunto qui il lavoro dei campi, l'agricoltura, l'intensificazione e l'innovazione culturale sono stati, a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, fino ai nostri giorni si può dire, l'inevitabile strategia di sopravvivenza. Qui la identità, ecco, la felicità della sorte comune non si è definita come chiusura e come esclusione, ma si è definita come contaminazione fra gruppi, quasi un melting pot in piccolo, in sedicesimo, in cui appunto si fondono le peculiarità non già di gruppi nazionali, come nel caso americano, insomma, ma delle diverse località d'origine. La colonia divenne l'America novella, leggiamo nel discorso commemorativo del professor Francesco Saverio Rodriguez in occasione del cinquantenario della fondazione della città nel 1897, e per molte famiglie di agricoltori che affluirono, pieno di speranze di lieto avvenire. Nell'ultimo ventennio del secolo scorso, dell'Ottocento, la popolazione raddoppiò, passando da 4.585 abitanti nel censimento del 1881 a 8.402 abitanti nel censimento di vent'anni dopo, del 1901, a seguito delle nuove piantagioni di vigneti. Ecco, questa consapevolezza la ritroviamo poi nelle parole del professor Michele Dell'Aquila, che in occasione del 140° anniversario della fondazione della città nel 1987 ebbe a sottolineare che appunto la storia di San Ferdinando non annovera certo eventi di gloria o memorie di folgoranti imprese, ma in essa ritroviamo invece decenni di dura fatica e di oscure vicende di lavoro, faticose e talora sanguinose anch'esse, ma da cui siamo usciti alla luce di una civile convivenza di libere e democratiche forme di vita associata. Queste erano le parole del professor Michele Dell'Aquila. Ora, io mi sono posto, diciamo, questa riflessione, che sia questo, cioè il lavoro, il segreto della felicità pubblica della comunità sanferdinandese, tenacemente perseguito anche fra lotte di fazione, fra conflitti anche sanguinosi. Quello, diciamo, più tragico è stato l'eccidio del 1948, dove morirono quattro lavoratori e un bambino di 7 anni, proprio, che ha caratterizzato una vicenda storica tutto sommato abbastanza corta, 176 anni soltanto dalla fondazione della città, però trovando, guardate, eco profonda nella cultura popolare, espressa quasi sempre con struggenti note di nostalgia nei versi dei poeti locali, da Tonino Battista a Nicola Parente, da Lorenzo Nigretti a Vitolo Curcio, da Salvatore Meneo a Michele Battista. Quindi è il lavoro, la fatica, l'impegno, sia quello manuale che quello intellettuale, nella trasformazione dell'ambiente e delle condizioni di vita individuale e collettiva, oggetto di molte considerazioni retoriche, è vero, insomma, dobbiamo fare attenzione anche a questo, ma sempre però al centro della costruzione di qualunque progetto di futuro. A tale proposito, guardate, Primo Levi, che è un autore che ha testimoniato anche con la sua scelta finale un periodo tragico dell'esistenza dell'umanità, ma direi di tutto il Novecento, amava dire che amare il proprio lavoro, io questo non ci eravamo messi d'accordo, ma l'ho risentito anche nelle evocazioni di Stefania, di Angela, di,
gli altri. Amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla terra. Lo ha affermato in uno dei romanzi più belli del Novecento, La chiave a stella, che forse non è stato molto letto, né lo si legge molto nelle scuole, che è un inno al lavoro, non come condanna, ma come conoscenza di sé, curiosità del mondo, rapporto con gli altri, desiderio non di realizzazioni effimere, ma di qualcosa per cui vale la pena spendere una vita intera. E qui quello che ci ha detto Luca poco fa, naturalmente non può che rientrare, diciamo, a pieno titolo. Guardate, ieri sera io ho ascoltato una poesia di Carlo Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, recitato dal mio carissimo amico Franco Terlizzi in occasione del 30° anniversario della morte di un grande uomo e sacerdote, Don Tonino Bello. Era dedicata al lavoro in una cava di pietra che Papa Wojtyła aveva svolto da giovane, e fra l'altro si affermava: tutta la grandezza del lavoro è dentro l'uomo. Se allora è questa la direzione che in questa direzione, voglio dire, che occorre cercare la felicità in terra, allora ritorniamo, a mio avviso, e concludo, diciamo, questa prima parte, alla riflessione iniziale. Non si può essere felici da soli, in una dimensione privata e individuale. La felicità è plurale e risiede nella felicità degli altri. Scusate la citazione, ma non dimentico mai, come dire, il mio mestiere di docente prima e poi di dirigente scolastico. Nell'ultimo canto della Divina Commedia, alla fine del viaggio appunto ultraterreno, San Bernardo si rivolge alla Madonna per intercedere in favore di Dante, per ottenergli quello che nessun essere umano poté mai ottenere, cioè vedere Dio, qualunque cosa significhi Dio, attenzione. E quella preghiera che comincia con i versi famosissimi: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura. E a un certo punto San Bernardo dice: e io che mai per mio veder non arsi, più ch'io per lo suo tutti i miei preghi, ti porgo e priego che non siano scarsi. Bernardo sta dicendo a Maria che desidera che Dante possa contemplare Dio più di quanto, o perlomeno allo stesso modo in cui desidera contemplarlo lui stesso. Guarda Maria, dice San Bernardo, io sono già un beato, io sono già felice di vedere Dio, ma sono felice allo stesso modo se sarà Dante a poter vedere Dio, perché non desidero il mio bene più di quanto non desideri il suo. Ecco, questo è una sorta di paradigma che, come dire, ci aiuta un po' a entrare in quei segreti forse che difficilmente riescono a svelarsi su quello che noi intendiamo come felicità. Mi fermo qui. Grazie Preside, come vedete gli interventi sono molto molto ricchi, anche perché ognuno giustamente porta la sua come contributo la propria esperienza di vita personale. Quindi, Don Mimmo, ti lascio nuovamente la parola in modo tale che tu possa concludere il tuo intervento. Sì, mi riaggancio ad alcune considerazioni poc'anzi fatte da Carmine. Tengo a ribadire, a sottolineare, a rimarcare che la felicità è una realtà relazionale. Non si può perseguirla, cercarla, desiderarla né da soli né solo per sé.
Purtroppo noi viviamo in una bolla di individualismo esasperato e questo fa sì che ciascuno si stia arrangiando a confezionarsi una felicità che si illude possa prima o poi gustare in pienezza. Ecco, se non si recupera questa dimensione relazionale, quando dico dimensione relazionale includo anche la dimensione pubblica, come diceva Carmine, della felicità, cioè l'amore per la polis, il sentirmi parte della polis e il partecipare alla vita della polis e sentire dentro di me il riverbero della vita stessa della polis. Per cui se ciascuno non recupera questa dimensione di cittadinanza terrena, perché ho la sensazione che ciascuno ultimamente insegua una sorta di zona franca dell'esistenza dove potersi ritagliare una sorta di paradiso artificiale e quindi la felicità la vedrà sempre molto lontana per quanto si illuda di poterla conquistare, rimarrà deluso. Ecco, la delusione, vedete, anche a me piace un po' giocare con le parole. La parola deluso viene da deludere e deludere viene da deludus, cioè rimanere fuori dal gioco. La delusione è quando uno, nell'intento di poter godersi la partita della vita da solo, poi rischia di rimanere fuori dal gioco per sempre. E perché questo è l'esito di un individualismo esasperato. Riagganciandomi sempre a quello che diceva Carmine, mi vengono in mente delle parole di un discorso di Paolo VI, uno dei grandi papi del Novecento, forse non troppo apprezzato, ma gli scritti di Paolo VI per me rimangono di una profondità insuperata. Ecco, quando Paolo VI parlava della gioia, sapete che è stato uno degli unici papi a dedicare un'enciclica alla gioia. È un caso unico in tutta, diciamo, la storia del Magistero cattolico. E quando lui parla della gioia, dice testualmente queste cose, dice che lui enumera quelle che sono le gioie più importanti della vita. Dice, la gioia esaltante dell'esistenza e di sentirsi vivo. E la prega al primo posto. Poi, la gioia pacificante della natura e del silenzio. Siamo in una, diciamo, in un'associazione pace e silenzio, quindi va bene questa sottolineatura di Paolo VI. Poi ancora, la gioia talvolta austera del lavoro accurato. Notate questa espressione molto delicata, profonda, ma intensa di Paolo VI. La gioia austera del lavoro accurato. E aggiunge ancora, la gioia e la soddisfazione del lavoro compiuto. E poi la gioia del servizio, della partecipazione, del sacrificio. Vedete, lui dice, se l'uomo non sa godere di queste che lui chiama gioie naturali, rischia di costruirsi delle gioie artificiali. Per questo dicevo che la gioia è un cammino. Quando dico cammino, non intendo il raggiungere chissà quale meta. Il cammino è l'esperienza che adesso fanno, diciamo, molti attraverso le passeggiate, i runner. Cioè, quando si cammina, ci si sente abbracciati dal paesaggio, lo sguardo accarezza il paesaggio, è rapito da squarci di panorama e mentre osserva, contempla e vive questa esperienza, si appaga il cuore, la mente. Ecco, tutti i sensi diventano come coinvolti in una sinfonia di felicità, che non sono quei sensi che noi artificialmente o talvolta attraverso un overdose di sensualità e di pulsioni da assecondare inseguiamo
confondendo il piacere con la felicità, perché questa è l'altra confusione della civiltà contemporanea, il confondere il piacere con la felicità. Io solitamente uso questa metafora, dico: il piacere assomiglia alla carezza o al solletico. La felicità assomiglia alla fisioterapia. Mi spiego. Se io ho avuto un incidente, mi si è rovinata una gamba o un arto, e vado dal fisioterapista e dico: guardi, per favore, non mi faccia soffrire, le do persino più del suo onorario, purché lei si limiti solo ad accarezzarmi l'arto che è stato, diciamo, che ha subito l'incidente. A parte che un fisioterapista, diciamo, professionalmente qualificato si burlerebbe di questa proposta. Però, quando anche dovessi accettare questo, la carezza del fisioterapista mi darà il piacere, ma non mi guarirà. Invece, mettendo in atto i massaggi, le manovre tipiche del fisioterapista, sentirò dolori, però pian piano l'arto si riabiliterà. Ecco, ritengo che oggi spesso si voglia bypassare la dimensione della fatica, del sacrificio, anche del dolore. Vedete, c'è un'opera di Giovanni Papini, e poi mi fermo. Giovanni Papini conosciamo, ha avuto tutto un pregresso da non credente, persino ha scritto Una vita di Cristo con oltraggi alla persona di Gesù, poi incontra il Cristo, si converte, poi trascorre gli ultimi anni della sua vita in una condizione quasi da disabile. E lui scrive un'opera che si chiama La felicità dell'infelice. E qui potrei agganciarmi anche alle cose che in maniera drammatica, sentita e appassionata ci ha detto Luca. Ecco, la felicità dell'infelice significa questo, dico le sue stesse parole di Giovanni Papini: mi stupiscono talvolta coloro che si stupiscono della mia calma nello stato miserando nel quale mi ha ridotto la malattia. Ho perduto l'uso delle gambe, delle braccia, delle mani e sono divenuto quasi cieco e muto. Nonostante tutto, Giovanni Papini si ritenne un uomo felice nell'infelicità del corpo, perché Dio gli aveva conservato intatti i doni della fede, dell'intelligenza, della memoria, della fantasia, degli affetti familiari, dell'udito. Per cui dice: nonostante la mia età, a dispetto dei miei mali, io sento fortissimo il bisogno di amare e di essere amato. Vedete, torniamo alle origini dell'etimologia della parola della felicità. Sento il bisogno di allattarmi al seno della vita. Grazie. Grazie, Don Mimmo. Luca, a te. Tu hai scritto quel bellissimo libro, La bellezza dei corpi fragili, quindi che si collegandoci a quello che diceva appunto Don Mimmo, la felicità delle persone che soffrono e che appunto tu hai voluto esaltare, sacralizzare, come appunto dicevi prima. Quindi ti lascio la parola su questo input. Sì, grazie, perché in effetti c'è un filo conduttore, no, in queste riflessioni, che senza volerlo sta davvero delineando un unico disegno. Di fatto da un lato c'è una vocazione altissima dell'uomo a superare le proprie misure, una vocazione a tracimare dei propri confini, a superare proprio ogni sua dimensione, in altezza, larghezza, in profondità, cioè tutte le dimensioni dell'uomo vengono superate da una vocazione più alta del suo essere semplicemente un essere biologico. Dall'altra parte però ci sono quelli che Papa Francesco ha definito nell'enciclica Fratelli Tutti gli esiliati occulti, quando parla di persone ferite nel corpo, di persone ferite nello spirito, di disabilità. Persone che esistono senza appartenere, persone che non hanno radici.
E questo è quello che in realtà è il vero trauma dell'uomo, che rende l'uomo infelice, il non avere radici, il non riuscire a ritrovare il sogno della propria esistenza, cioè quella vocazione altissima che dicevamo prima, che supera il solo essere biologico dell'uomo, quindi la sua disabilità, il suo limite, la sua fragilità, la sua debolezza, che poi caratterizza ciascuno di noi. E io magari ve lo racconto con un criterio che ci siamo dati nella nostra esperienza di casa famiglia e di accoglienza ormai da 25 anni. Quindi ho lasciato la parrocchia un po' di anni prima di San Ferdinando, però ecco, ormai sono 25 anni che viviamo qui ad Assisi. Ed è il criterio della soglia. Quando arriva la relazione di un assistente sociale, di un tribunale, che parla di un minore che ha subito una storia di abusi o che è abbandonato in ospedale a motivo della sua delezione cromosomica, della sua malattia genetica, queste relazioni atterriscono molte volte chi l'ascolta, soprattutto chi ha uno sguardo profano e che deve districarsi dentro delle terminologie mediche, scientifiche, che molte volte atterriscono, no, chi le legge e chi ascolta. E di fronte a quelle relazioni, a un certo punto si fa una scelta. E quando quella relazione diventa il bambino che attraversa la soglia del portone di casa, quando mette il piede sul primo mattone dopo aver superato la soglia di casa, quella relazione non è più una relazione, non è più un problema che la società ha dovuto affrontare e recapitare a qualcuno perché quel problema venisse risolto. Ma il criterio della soglia dice quella relazione resta fuori casa, quella diventa una persona, la relazione diventa un bimbo, diventa un figlio, cioè si crea una relazione di appartenenza, una dinamica completamente diversa, dove non c'è più la paura che nasce dal leggere i termini scientifici e che realmente a volte, no, le situazioni complesse di bambini con delle patologie davvero importanti, ma di fronte al bimbo c'è l'amore a priori. Quella relazione diventa un bimbo che a priori viene amato. Non solo, c'è anche un altro criterio, che è quello della restituzione. Cioè non solo c'è il criterio della soglia, che dice a quel bambino tu per me sei figlio se vuoi, perché la domanda che si porta il bambino è la ricerca disperata di una promessa, come vi dicevo prima, cioè di una relazione autentica, perché noi cresciamo, impariamo a capire chi siamo nella misura in cui c'è un tu significativo con cui noi possiamo relazionarci. A volte non è la stessa famiglia biologica, quella naturale della persona, ma una famiglia che sostituisce quella persona. Noi siamo qui per questo, per accogliere quelle situazioni che non hanno trovato, pur sperimentando altri tentativi, non hanno trovato una soluzione diversa all'interno delle dinamiche della famiglia biologica. Eppure è un diritto, una necessità di quella persona, di quel bimbo, a poter andare a letto e poter dire buonanotte papà, buonanotte mamma. E noi abbiamo assistito e accudito delle storie di bambini, di persone che all'età di 8, 9, 10 anni per la prima volta sperimentavano la possibilità di dire buonanotte papà, buonanotte mamma. O bambini con disabilità gravissime che dopo anni di ospedalizzazione finalmente potevano guardare un papà e una mamma prima di chiudere gli occhi durante la notte e di essere baciati, no? Il bacio della buonanotte o le cui coperte potessero essere rimboccate. C'è però un criterio della restituzione. Quello che la società ci ha affidato come una situazione problema non può solo esclusivamente necessariamente nutrirsi della vita familiare, ma deve essere restituito nella società. Quindi quello che
la famiglia affidataria, la coppia disponibile ad accogliere, la casa famiglia cerca di fare, è quello di accogliere quella che era per la società un problema e di restituirla come una risorsa, di dire guarda, c'è un posto nella società, nella comunità che ti è stato riservato e che passa attraverso una rigenerazione della tua vita. Vi arrivano delle anime spente nella nostra famiglia e che vengono riaccese attraverso le dinamiche dell'amore, attraverso il sentirsi amati, attraverso il sentirsi voluti bene. Questo permette alla persona di essere riconosciuta, di riscoprire quel sogno, quella vocazione altissima che qualcuno aveva calpestato e viene restituito alla società. Questo io lo riprendo, diciamo, un'espressione che a me piace moltissimo di un teologo dei primi del Novecento, Karl Barth, che parlava di umanità e diceva un'umanità è tale se diventa una co-umanità. Non esiste una umanità in se stessa e basta, ma l'umanità risponde alla sua vera vocazione nel momento in cui diventa una co-umanità, cioè un'umanità solidale. Diceva un filosofo francese, Mounier, che la persona esiste solo verso l'altro. Quindi il nostro corpo è inutile senza essere offerto. La nostra società diventa una società parcellizzata in quell'individualismo di cui diceva adesso Don Mimmo, se non include la debolezza, perché la debolezza, quell'imperfezione che è il sottotitolo alla riflessione di oggi, quell'imperfezione fa parte, è costitutiva della nostra vita comune, come è costitutiva della singola persona, ma non impedisce a quella persona di essere riconosciuta nella sua identità. La delezione cromosomica di alcuni miei figli che adesso sono in camera da letto, sono nella loro cameretta, non impedisce loro di riconoscere di avere una vocazione altissima che penso sia proprio la vocazione alla felicità. Grazie Luca, come sempre le tue parole ci arrivano veramente al cuore e quindi possiamo veramente trovare un, come dicevi tu, questo filo comune. Abbiamo, secondo me, abbiamo, come dire, appurato che non si può essere felici da soli e che quindi la felicità presuppone un'umanità solidale. E, l'ultimo intervento del preside Gissi, ecco, potrebbe riprendere questo concetto della dimensione pubblica della felicità, che quindi si moltiplica se si divide, cioè se si condivide. Sì, sicuramente devo soltanto, come dire, aggiungere qualche riflessione a quello che abbiamo ascoltato e che in maniera, come dire, diversa confluisce poi verso, come dire, una serie anche di considerazioni che mettono in evidenza soprattutto quello che Don Mimmo diceva all'inizio del suo primo intervento, cioè ok, la felicità è plurale e non può essere un concetto statico, è più identificabile con la metafora del cammino, del percorso. Diceva Machado, un poeta spagnolo veramente, come dire, profondo, la strada si fa camminando, non possiamo già identificarla con una programmazione, ecco, perfetta. Nel cammino ci si ferma, nel cammino si aiutano gli altri, nel cammino molte volte bisogna tornare indietro anche per recuperare chi non ce la fa. Ma nel cammino si trovano anche gli ostacoli, si trovano anche gli impedimenti, senza naturalmente andare alla citazione delle tre fiere dantesche che appunto impedivano il cammino verso anche la visione di Dio. Ripeto, per tutto quello che nella umanità il concetto della divinità può significare, ma rimanendo a Dante,
sempre nel sesto canto dell'Inferno, che da una parte, come dire, il terzo cerchio è il cerchio dei golosi, quello appunto di Ciacco che appunto fu chiamato tale a causa della sua colpa della gola, però è anche questo un canto politico, perché a un certo punto Dante gli dice: sì, ma quali sono le cause che impediscono appunto l'armonia della comunità, che impediscono la felicità della comunità che affronta i problemi di ogni giorno? E attraverso appunto le parole di Ciacco, Dante l'individua nell'invidia, nella superbia, nell'avarizia, che, attenzione, non sono vizi, come dire, di carattere moralistico. Anche questi sono vizi che hanno in sé una definizione politica, perché poi gli impedimenti maggiori anche al dispiegamento della nostra umanità risiedono in quelle che sono le fiere che noi dobbiamo sconfiggere ancora nella modernità: l'individualismo, il narcisismo, cioè il fatto di considerarci al centro di tutte le relazioni, come se appunto la nostra persona fosse l'alfa e l'omega di ogni percorso e di ogni finalità. E allora, sotto questo aspetto, il mantenere appunto la criticità della visione anche comunitaria, cioè conoscere se stessi non attraverso, come dire, un fatto individualistico, ma stando dentro, come dire, il gorgo anche della vita, ecco, questo ci può consentire quel percorso che diciamo alla fine poi per ognuno di noi può rappresentare il bilancio di una vita che è valsa la pena di vivere, e chissà se a quel punto qualche segreto della felicità riusciamo anche ad intravederlo, insomma. Sì, speriamo, infatti. Allora, prima di magari lasciare lo spazio ai relatori per le loro conclusioni, Francesca, ti chiedo, vogliamo lasciare spazio anche a domande dei partecipanti o a interventi? Come pensi di... Non ti sento, Francesca. Mi senti adesso? Sì, adesso sì, sì. Ok. Dicevo, Stefania, grazie. Penso che sia opportuno, perché c'è Carmen che vedo che ha alzato la mano da un pezzo fisicamente e penso che voglia fare un'osservazione, una domanda. Io darei lo spazio adesso per poi magari vedere anche il video che ci ha mandato Susi. Va bene. E poi permettere magari le conclusioni da parte dei relatori, che sono stati ovviamente dei grandi maestri questa sera. È vero, grazie. È vero. Io vorrei solo intervenire per una cosa. Sono Carmen, sono una persona anziana che ha 84 anni con impedimenti. Dunque la felicità nelle persone anziane è una cosa molto importante, perché di solito vivere soli e essere felici non è molto semplice. Però c'è una cosa da dire. Bisogna dire alle persone che è possibile anche in quelle condizioni di essere felici. Io ho avuto un'esperienza personale, una cosa breve, ve la racconto. Ho detto alla mia anima una sera di presentarsi in sogno, di farsi sentire. Io ho sognato tutta la notte, però non ricordo assolutamente cosa. Però mi sono svegliata felice, serena, piena di tutto, ecco. E poi ho capito che la felicità era, quella era la vera felicità, perché era proprio un momento magico, dunque l'ho provato da sola. E ho concluso questo: la persona felice è molto più disponibile verso gli altri e trasmette leggerezza e amore. Basta così, scusatemi. Grazie Carmen, grazie. Allora... Francesca, prima il video e poi le conclusioni, dimmi tu come preferisci che procediamo, altrimenti allora do la parola alle... Ho visto che il tempo
preme un po', però non tanto da dire che se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, un'osservazione, una riflessione, una domanda, un ringraziamento, mi sembra opportuno in questo momento. Perché vedo che sono molte le persone che sono qua anche con noi, ho visto che è stato creato proprio questo circolo della parola, no? Proprio questa disponibilità all'ascolto, che è quello che si cerca proprio di raggiungere un po' nello spazio di Pace e Silenzio, prima di cominciare, no, anche a dire, no, quello che si pensa, quello che si è vissuto, anche proprio essere in ascolto di se stessi, in ascolto degli altri e degli altri. E quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, che ho visto tutti e tutte molto attenti, è un regalo che ci stanno facendo, ovviamente. Tutti quelli che fanno loro, danno il loro contributo, come Carmen, vedete che è una cosa molto semplice, le persone si sentono in diritto, dovere, anche responsabilità, no? Di condividere un'esperienza vitale che significa anche, in questo caso, una ricerca della felicità, però anche condivisa collettivamente, come si stava dicendo. Quindi se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosina, diciamo che siamo assolutamente contenti di ascoltare. Grazie. Beh, se posso dico io qualcosa. Buonasera a tutti, sono Alberto da Milano. Lui è Michele, io sono Alberto. Saluti a tutti quelli che conosco e anche quelli che non conosco. L'osservazione mia è questa. Io credo che la felicità nasca essenzialmente dalla sensazione di gratitudine. Cioè la gratitudine è la base della felicità. Cioè la capacità di dire a se stessi e di dire in primo luogo a se stessi, insomma, che il contesto che si sta vivendo e dentro il quale si vive, qualunque esso sia, è comunque un contesto che deriva da, non lo so come poter dire, forse da un dono, da uno spazio di vita, da un qualcosa che è potenzialmente qualcosa che appunto è qualcosa che che spinge a essere grati. Credo anche che la gratitudine nasca peraltro da, che è un atto tipicamente contemplativo per certi versi. E come tutte le contemplazioni, tutti gli atti contemplativi necessitino di fare molto spazio, molta luce dentro lo spazio scuro di sé. Perché ciascuno di noi è effettivamente, come dire, occupato da un'infinita quantità di fantasmi. E da un'attrazione fatale anche per certi versi verso il buio. Senza gratitudine non c'è gioia e senza gratitudine non ci può essere una stabile felicità e senza gratitudine non ci può essere neanche relazione, ci può essere solo rabbia. Ed è questo forse l'antidoto alla rabbia, appunto la gratitudine. Questo è almeno quello che io penso. Grazie. A te Alberto, che chiaramente ci hai riportato a uno dei segreti più profondi, no? Della felicità, quello proprio del dire grazie, no? Come spazio anche della libertà. Che se uno ringrazia sa che l'altro non è obbligato a far niente. Quindi la sempre ringraziare ci ricorda che siamo esseri liberi. Quindi se qualcun altro si vuol sentire nella libertà anche di raccontare queste esperienze così profonde, vitali e anche illuminanti per chi ci ascolta, mi sembra che è molto importante. Ecco, dico grazie a Alberto proprio per aver fatto questo intervento, proprio significando qualcosa di profondo in sé, sicuramente vissuto e sperimentato. Grazie. Stefania, io direi, visto che c'è il silenzio, che è un silenzio, no? Di sicuramente anche di meditazione profonda, perché con le parole che abbiamo ascoltato da questi grandi maestri e maestre che hanno parlato
dalle profondità del proprio essere, della propria vita, della propria esperienza, magari nasce anche qualche meditazione in più, se magari ascoltiamo il contributo di Susi, prima di poi concludere con questi saluti finali, queste piccole riflessioni, anche prima di andare a dormire, che è sempre bello avere dei sogni, no? Aperti verso il futuro, che le parole sono madri, no? Oggi pensavo proprio alla canzone di André, che diceva proprio la parola del verbo, no? Di fatto in Maria ha generato vita. Quelle parole si sono impresse nel ventre. Ecco, ci sono delle parole, secondo me, che partoriscono vita. E le parole di questa sera sono state sicuramente delle grandi ostetriche, delle grandi ginecologhe, delle grandi, anche in qualche modo, dei grandi semi sicuramente di vita. Ecco, per continuare a essere inseminati dalla vita, no? E poter prendere anche forza dalla vita, nutrirsi della vita, come diceva anche Don Mimmo, per poter prendere il latte, non solo, tutti gli alimenti dalla vita. Sentiamo anche le parole di Susi, che ci ha fatto una riflessione interessante, ha letto anche una poesia di un carissimo amico, che ci riporta sempre a questo segreto della felicità in un gesto semplicissimo. Stefana, non riusciamo a sentire, mi sa che devi condividere anche l'audio, devi scrivere qualcosa perché possiamo ascoltare. O non so se sono solo io che non ascolto. Non so, devo mantenere aperto il mio audio, vediamo. Riprendo la condivisione, fammi sapere se si sente, lo riprendo dall'inizio. Ok. No, penso che c'è nei tre puntini o in qualcosa. Davide, ti chiediamo magari aiuto tecnico, perché forse deve permettere che si possa sentire anche l'audio, penso. Non so dov'è la parte tecnica che si può fare una cosa del genere. Vediamo. Condividi suono. Ok, vediamo adesso. Proviamo. Oggi vorrei parlare di una cosa molto importante riguardo alla felicità. A volte lo si dà per scontato, ma non lo è. Il sorriso. Che cos'è un sorriso? Dal dizionario, il sorriso è un moto espressivo, un'espressione facciale, che indica affetti positivi, quali la felicità, la tenerezza, il piacere, la disponibilità verso l'altro, e fa parte dei segnali di una comunicazione non verbale. Il sorriso è, quindi, molto importante, perché non è solo un fattore puramente estetico, ma rafforza i legami sociali e dona una sensazione di benessere a noi e agli altri. Un sorriso bello è quando è armonico, naturale, luminoso. Alcuni sorrisi possono anche essere tristi. Altri sorrisi sono desiderosi di serenità, di felicità o anche semplicemente di un altro sorriso. Essere felici in questo mondo è molto difficile. Fare felici gli altri lo è ancora di più. Ci si prova ogni giorno, a volte con una telefonata, a volte con una pacca sulla spalla, altre volte con un sorriso. Si può sorridere davanti a un'alba o un tramonto. Si può sorridere quando si raggiunge un traguardo importante per la propria vita, quando si riceve una bellissima notizia. Si sorride ogni giorno, anche quando si capisce di avere degli amici veri. Sorridere vuol dire tante cose. Il significato comune, condiviso da tutto il globo terrestre, è che il sorriso è simbolo di felicità.
sia interiore che esteriore. A proposito di sorriso, vi voglio leggere una poesia tratta da questo libro che si chiama Spazi diversi, che è scritto da un mio grandissimo amico Alfonso Petrone, e questa poesia si chiama proprio Sorridi ed è veramente molto bella e la voglio condividere con voi. Quando la vita non soddisfa tutte le tue emozioni e il tuo volto è segnato dalla delusione e dai fallimenti, quando gli abbracci non hanno l'odore del mare e gli sguardi hanno smarrito il riflesso della luna, sorridi per dare ossigeno al tuo respiro e lasciare esultare la tua anima. Sorridi per lasciarti contagiare dal bene, per sentire rinascere il tuo cuore, per vedere nel buio spazi di luce. Sorridi e i tuoi occhi avranno il colore del mare e guideranno i tuoi passi in un cammino di speranza. Prenditi il tempo per sorridere, perché ogni sorriso donato diventi un tempo ritrovato. Grazie. Direi con un sorriso, Stefania, che dici? Di passare parola anche ai nostri relatori per fare le loro conclusioni. Sì, certo. Don Mimmo, allora passo la parola a te. Mi aggancio a questo breve video circa il sorriso. E riflettevo che i due elementi che connotano in maniera unica e specifica la nostra umanità rispetto a tutto il resto del regno animale sono proprio la capacità di parola e di sorriso. Quando si spegne la parola nel cuore, nella mente, e quando sulle labbra, ma ancor prima nel cuore, si spegne il sorriso, la felicità è impossibile. Per cui il modo più immediato, più quotidiano, più semplice per camminare nella felicità è prendersi cura della parola, che sia una parola calda, generativa, che promuova l'altro, che edifichi l'altro, che illumini l'altro. Prendersi cura della parola e non lesinare il sorriso. E quel che è più importante ancora, imparare anche a sorridere di se stessi. Questo per me è il segreto della mia felicità. Grazie, Don Mimmo. Luca? Sì, io credo che gli uomini saranno veramente umani se e nella misura in cui sapranno prendersi cura gli uni degli altri. Molte volte però alziamo delle barriere, delle difese, delle giustificazioni. Non siamo capaci, non mi sento adeguato, non sono all'altezza della situazione. A me piace ripetere che il verbo amare si coniuga con il verbo stare. E il prendersi cura dell'altro non è altro che uno stare, un rimanere nelle situazioni, rimanere nelle relazioni. A mani nude, anche quando non abbiamo grossi vantaggi, anche quando tutto diventa faticoso, anche quando ci sentiamo piccoli di fronte a situazioni grandi, però ecco, il rimanere in quelle situazioni è davvero un modo di coniugare il verbo amare. E questo è il segreto della felicità. Grazie davvero, Luca. Preside? È ripristinato l'audio, vero?
mentre ascoltavo la bellissima poesia sul sorriso, mi sono appuntato: ogni sorriso donato diventi un tempo ritrovato, che è una cosa bellissima. Pensavo a quell'aforisma di Franz Kafka, che appunto ci sollecitava ad evitare due peccati capitali da cui derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'ignavia. Perché diceva Kafka, l'impazienza ci ha fatto cacciare dal paradiso terrestre e per colpa dell'ignavia rischiamo di non tornarci. Ecco, dobbiamo, come dire, per ritrovare anche un po' i segreti della felicità, essere pazienti, ma soprattutto attivi nelle comunità in cui viviamo, nell'incontro con gli altri, nell'affrontare le questioni che la vita ci pone di fronte, affrontarli non in maniera solitaria, ma affrontarle con il concorso e con la solidarietà degli altri. Grazie, grazie davvero a tutti, ai relatori, a Francesca, ad Angela, e passo la parola a Francesca per una conclusione, vero Francesca? Io sono qua di solito per coordinare un po' l'abbraccio finale, però io vorrei sentire, visto che qui abbiamo anche delle donne che hanno costruito, no, questa rete, questo essere a casa. Quindi, Angela, una tua parola, anche se sei stanchissima, io lo so, dopo catapultata qua, però ci tengo tantissimo a ascoltarti, anche a te Stefania, poi concludo io, facciamo solo un piccolo abbraccio finale che sempre facciamo in pace e silenzio per indicare proprio questo abbraccio anche della vita e di noi, verso noi stessi e verso gli altri e le altre. Quindi, Angela, sì, questa parola, grazie. Penso che abbiamo centrato l'obiettivo di stasera. Quando mi hai fatto questa proposta mi sembrava un po' ardua. Trovami un saggio, un artista, uno storico, e penso che i relatori di stasera, con anche Stefania che ha condotto e ha moderato la serata, abbiano, diciamo, con i loro interventi hanno seguito un filo conduttore. La gioia, le relazioni, il fatto di non essere, cioè di darsi agli altri, avere cura degli altri, perché non, l'egoismo è proprio il contrario di quello dello stato, dell'essere felice. Quindi l'egoismo non porta alla felicità. Quindi aver cura degli altri e donare il proprio tempo agli altri, penso che sia proprio non, è un dare, ma significa anche ricevere, e quindi questo è il mio, diciamo, segreto della felicità. grazie Francesca per averci dato questa possibilità di questo evento e di raccogliere queste riflessioni che stasera sono state portate in campo. Il nostro territorio ha parlato attraverso i nostri diciamo i relatori, che sono l'espressione della nostra comunità. Grazie. Grazie, Francesca. Angela, sì, grazie. No, volevo ringraziare te, Angela, e tutti gli interventi dei relatori che sicuramente, insomma, mi hanno dato qualche certezza in più sulla felicità. Certo, è un discorso molto complesso, però sicuramente è stato bello, ecco, trovarci tutti insieme, benché distanti, però ci siamo ritrovati anche in una visione, senza appunto metterci d'accordo, poi abbiamo trovato un comune terreno, e questo è molto bello, insomma, vuol dire che comunque le nostre anime si sono incontrate. Grazie Francesca ancora. Grazie a tutti, grazie a Stefania. Volevo farvi una piccola pubblicità, perché il prossimo incontro che volevo fare a luglio, che sto cercando di organizzare, visto che Luca è Assisi, volevo farlo sulla perfetta Letizia, visto che mi chiamo Francesca, non è un caso. Sono un'appassionata di San Francesco,
sicuramente so che è un grande saggio, un grande uomo, un grande figlio anche del divino, e quindi penso che sia molto interessante affrontare dalla dinamica che cos'è la perfetta letizia rispetto alla felicità questo tema. Quindi sono in ricerca, in cammino per cercare delle persone che ci possano aiutare, ma già ho un percorso attivo e chiedo anche a Luca il piacere, magari se in mente anche qualcuno, di passarmi poi il contatto. E adesso direi proprio in questa felicità di essere qui insieme, di accendere le telecamere, chi può, e fare questo abbraccio simbolico che non è, diciamo, fatto in presenza, chi se lo vuole fare anche lì che ha la possibilità di farlo, se lo vuole fare ovviamente può farlo, per proprio ringraziarci per questo tempo che ci siamo regalati anche nel sorriso, no Carmine? Quindi abbiamo conquistato un tempo sicuramente. Grazie, grazie veramente, saluto tutti, un abbraccio veramente alle persone che non ho visto da tanto tempo. Un abbraccio a tutti e a tutti, grazie. Grazie infinite. Grazie. Buona serata a tutti, ciao. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. 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 Fate i bei sogni. Fate i bei sogni.